Valdifiori, benvenuto a Pescara. Cosa ti porta qui? Cosa ti ha convinto? Salve, piacere a tutti e niente, mi ha convinto, ho parlato con Sebastiani e con Oddo, mi ha convinto questo progetto Pescara, in questa piazza che l'ho sempre vista d'avversario e mi ha sempre impressionato anche lo stadio, il calore della gente, quindi sono molto felice di essere qua e mi metto a disposizione del mister, della squadra, sono alcuni ragazzi che conoscevo già che sono in qui da tanti anni, quindi c'è un bel gruppo e ho iniziato a lavorare con loro e adesso proseguiamo appunto in questo ritiro per capire al meglio quello che chiede l'allenatore. Il tuo nome è circolato a Pescara anche nelle stagioni precedenti. Si poteva celebrare prima questo matrimonio? Ma sì, il mio nome era un anno che ero a Empoli, poi dopo non so cosa c'era stato magari tra le società, non ho capito bene cosa era successo e dopo sono rimasto a Empoli e niente, comunque sì, era già circolato, comunque l'importante è che oggi sono qui, sono felice appunto di essere qui e come ho detto darò il massimo dal primo giorno per far sì appunto che il Pescara possa fare una bella stagione. Hai detto che conosci già dei giocatori, cosa ti hanno detto? Ad esempio anche Pucciarelli, che è stato qui fino a qualche settimana fa, sei stato suo compagno di squadra, ti hanno parlato di Pescara. Sì, mi ha parlato di Pescara Manuel, poi alcuni ragazzi che appunto ci ho giocato contro, ma abbiamo anche lo stesso procuratore, magari li conoscevo già, li ho conosciuti al di fuori del campo e mi hanno parlato molto bene della città, come ti ho detto prima, del calore della gente. Manuel, l'anno scorso mi ha raccontato che è arrivato ed è stato sfortunato, però dopo per i playout è riuscito a tornare e secondo me se gli ricapita l'occasione di tornare, secondo me ci fa un pensierino da quello che ho capito. Senti, cosa ti ha chiesto Massimo Oddo? Soprattutto a te vengono consegnate le chiavi del centrocampo. Ma io sono qui da 3-4 giorni e quello che ho capito di Oddo è che gli piace un calcio propositivo, gli piace giocare la palla e giocare in verticale, quindi è quello che piace anche a me, quindi spero, come ho detto prima, di dare un contributo alla squadra importante per mettere in campo le mie qualità al servizio dei compagni. Senti, in passato tu sei un giocatore esperto, ma qui sono passati anche calciatori nel tuo ruolo come Brugman, come Torrere e altri ancora, Mandragora, che poi hanno fatto strada. È una piazza che può ulteriormente, non dico lanciare la tua carriera perché siamo, diciamo, nella parte terminale, però può essere un'ulteriore tappa importante per te. Sì, se sono venuto qui è perché sono motivato e voglio lasciare il segno e come ho detto prima, dal primo giorno cercherò di lasciare il segno qui a Pescara. Con alcuni giocatori come Brugman ci ho anche giocato insieme, è un grandissimo giocatore, è più giovane di me, adesso lui è in Serie A e gli altri appunto hanno fatto una gran carriera e io, ripeto, mi metto a disposizione e poi sarà al campo a parlare. L'ultima è una squadra evidentemente ancora incompleta. Come state lavorando? Che gruppo è quello che hai trovato? E insomma, cosa manca? Ancora abbastanza, evidentemente. Ma quello che manca adesso ci penserà l'allenatore con la società, io non mi occupo di questo, io sono arrivato qui e ho trovato, come detto, un gruppo che anche l'anno scorso alcuni giocatori erano qui insieme, hanno fatto una grande salvezza e quindi hanno speso anche magari a livello mentale parecchio e adesso è arrivato un allenatore nuovo che gli ha portato nuovamente tanto entusiasmo e non c'è tanto tempo per lavorare perché l'inizio del campionato sarà tra 13-14 giorni e quindi dobbiamo cercare appunto di assimilare prima possibile quello che ci chiede l'allenatore e trasformarlo in campo.